Che c'è? L'imperatrice è partita. Va bene. Vostra maestà desidera andare a riposare? Non ancora. Devo ancora vedere qualcuno prima. Claudia. Sì. Porta un'altra coppa. Sì, basta. Mettila accanto alla mia. E riempila. E riempi anche la mia. E ora va, vai a riposare. Vieni avanti, Emiliano. Siamo soli. Tu sapevi che ero nella stanza. Sei entrato poco fa dalla finestra. La tua figura si è riflessa nella coppa in cui stavo bevendo. Siediti, Emiliano. No, grazie, starò in piedi. Hai scelto un'ora tarda per parlarmi, a mezzanotte. Ci sono delle visite per cui l'ora adatta è mezzanotte. Ti ho accolto ospitalmente con una buona tazza di vino di Palermo. Prendiamo il tuo ritorno, Emiliano. Rindiamo a ciò che si compirà questa notte, Romolo Augusto. E cioè? Rindiamo alla giustizia. Alla giustizia. La giustizia è una cosa atroce, Emiliano. Atroce come le mie ferite. Ma, santo cielo, ma che ti succede, ministro dell'interno? Volevo soltanto presentare a vostra maestà un sistema di assicurazione per la vecchiaia, per tutti i cittadini dell'impero. Ma tu sei ferita o le mani, Tullia? Mi sono graffiato con il pugnale. Con i pugnali bisogna sempre farci molta attenzione, Tullia. Che fai, Romolo Augusto? Vuoi forse chiamare le tue cameriere? E perché? Sai benissimo che a quest'ora d'ora, a mezzanotte, volevo solamente prendere qualcosa con cui fasciare la ferita del ministro dell'interno. Oh, ma che sorpresa! Non pensavo di trovarti qui. Non mi hai disturbato affatto. Ci sono abituata ormai con la vita ramiga che faccio da quando ho lasciato Costantinopoli. Le tue tribolazioni mi lasciano in profonda commozione. Sì, ma... E c'è ancora qualcuno? C'è altra gente, vedo. Ah, non ci badare. Sono qui per puro caso, ma piuttosto vedo che c'è ancora qualcuno in questa stanza. Se c'è qualcuno nascosto, esca fuori, per favore. Devo discutere ancora con te, Augusto Imperatore, sulla... mobilitazione totale. Ma siete tutti vestiti di nero e avete passato anche parte della notte in condizioni disagevoli. Cosa volete dall'imperatore? Volevamo parlarti, imperatore. Non sapevo che il protocollo imperiale imponesse esercizi ginnici a chi vuol parlare con l'imperatore. Claudia, Flavia! Flavia, la toga imperiale. E tu, Claudia, la corona d'alloro. Subito. Maestà? L'imperatore ora è pronto a riceverti. Cosa avete da dirgli? Siamo venuti a chiederti conto delle province, imperatore. Delle legioni. Dell'impero. L'imperatore non deve rendere conto di niente a voi. Devi rispondere dei tuoi atti dinanzi alla storia, Romolo Augusto. Ti sei servito della nostra forza. Non mi sono servito della vostra forza. Voi non siete che falene che svolazzano intorno alla mia luce. Voi siete solo ombre
che spariranno quando non brillerò più. C'è uno solo fra voi a cui voglio rendere conto e con cui voglio parlare adesso. Vieni avanti, Emiliano. Voglio parlarti come all'uomo sempre umiliato, alla vittima del potere, tante volte disonorata e offesa. Cosa hai da dire tu al tuo imperatore, Emiliano? Devi rispondere dei tuoi atti dinanzi alla storia, Cesare. Sei servito della nostra forza. Non devo rispondere di niente. Una risposta voglio da te, o Cesare. Cosa hai fatto per impedire che il tuo popolo cadesse sotto il dominio dei Germani? Niente. E cosa hai fatto per evitare che Roma fosse disonorata come io sono disonorato? Niente. Come ti giustifichi? Sei accusato di aver tradito l'impero. È Roma che ha tradito se stessa. Conosceva la verità e ha praticato la violenza, conosceva l'umanità e ha scelto la tirannide. Doppiamente si è disonorata di fronte a se stessa e di fronte ai popoli che erano in suo potere. Tu sei di fronte a un trono invisibile, Emiliano, il trono degli imperatori romani di cui io sono l'ultimo, un trono che non è altro che un ammasso informe di ossa, di teschi ammonticchiati. Roma ora è debole, è una vecchia decrepita, cadente, ma le sue colpe non sono ancora scontate, i suoi delitti non sono ancora espiati. È giunta l'ora della resa dei conti. Le maledizioni lanciate dalle sue vittime si sono esaudite. Abbiamo ancora il diritto di difenderci di Diego. Possiamo ancora pensare di essere noi stessi delle vittime. Ecco, tu taci. Pensavate di trovarvi di fronte a un uomo spaventato. E invece sono io che vi azzanno con la voce della verità, che vi addento con le zanne della giustizia. Non sono io l'accusato, sono io che vi accuso, difendetevi dunque. Sono io che ho distrutto coscientemente l'impero che voi volete difendere. Sono io che rompo il ghiaccio su cui vi trovate, che do fuoco alle vostre radici. Uccidetemi se pensate che ho torto, o arrendetevi ai Germani se verità è che non abbiamo più il diritto di difenderci. Rispondete. Rispondete! Evviva Roma! Finalmente, si riposa il campione. Lasciamolo lì a dormire in terra. Ah, Claudia. Sì, maestà. E quando i Germani arrivano, falli entrare. Va buono. Ci si può più fidare. È proprio così. Sono 60 anni
che serviamo l'impero romano sotto 11 imperatori. Perciò, adesso che esso sta per terminare, noi siamo ancora in vita. Io mi proclamo altamente innocente di questa fine. Sono sempre stata una perfetta cameriera. Noi siamo state le vere colonne dell'impero romano. E quando lasceremo l'impiego, allora sì che si potrà dire: ecco, è finita l'antichità classica. E si avvicina un'epoca in cui non si parlerà più il latino, il greco, ma delle lingue strane, brutte, incomprensibili, come questo germanico. E le redini della politica mondiale finiranno nelle mani di barbari che non hanno un centesimo della nostra educazione. Armea virunque cano. Io so tutto Virgilio a memoria. Menim aide tea, e io so tutto Omero. Comunque sia, l'epoca che sta per iniziare sarà veramente orribile. Cose da pazzi. Il più cupo medioevo. Non per essere pessimista, Flavio, ma io credo che dalla catastrofe universale l'umanità non si risveglierà più.